Giovani ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti finalmente nell'unboxing test di Mario Kart Live Home Circuit, il nuovissimo gioco di Mario Kart, stavolta in real, quindi parliamo comunque di un prodotto vero che esiste e non semplicemente un videogame che quindi scarichiamo. Sono molto curioso comunque di provarlo insieme a voi perché comunque non l'ho ancora provato, sono curiosissimo, è qualcosa di terribilmente nuovo di Nintendo e come al solito Nintendo innova veramente tanto. Prima di partire però, ragazzi, ci tengo a informarvi che nel caso questo video vada estremamente bene, potrei anche pensare di portarvi tutto il gioco completo qua su YouTube. E come al solito comunque vi ricordo in descrizione, oltre ai miei socials, trovate anche il link per comprare sia il kit di Mario che quello di Luigi. Io ho preso solo quello di Mario. Comunque non perdiamo tempo e passiamo direttamente all'unboxing. Unboxing che sicuramente si è fatto attendere perché il prodotto doveva uscire appunto venerdì e mi è stato consegnato di sabato e viene caricato di domenica. Povero me che pensavo di riuscire a caricarlo venerdì in tempo. Comunque questo è il paccone. Come state vedendo ricorda tantissimo la scatola di Nintendo Switch o comunque tutte le scatole e tutti i packaging che sta facendo Nintendo quest'ultimo periodo. Sul retro comunque ti fa vedere veramente tante immagini del gioco, ti fa vedere come funziona la linea di massima del gioco, come montarlo. Casa tua diventa un circuito e ti spiega nel punto 1, 2, 3 come usare. Poi tutti quanti i power up, come funziona e via dicendo. Insomma, è un po' il solito pacco di Nintendo. Da una parte c'è l'immagine bella grande che ti fa vedere tutte quante le figate Mario Kart Live Home Circuit. Nel mio caso la versione di Mario. Volevo prendere quella di Luigi, ma non so per quale motivo non me la facevo ordinare. Amazon mi ha detto che potevo ordinarne soltanto uno. Non capisco come mai, perché alcuni miei amici ne hanno ordinati due e ci è rimasto un po' male. Comunque costo 220 se li prendete entrambi, 110 l'uno. Purtroppo però per giocare puoi soltanto con un kart per ogni Switch, quindi ti servirebbero due Switch e due di questi, quindi 220 euro più almeno 400 euro di console se prendi Nintendo Switch Lite per avere un multiplayer effettivo. E questo secondo me è un problema del gioco in sé. Ma vabbè, comunque, powered by Velan Momentum, che se non mi ricordo male è un'azienda che già conosciamo. Ma comunque, non siamo qua per parlare di aziende eventuali, eccetera, ma per vedere un po' il packaging di questa bellezza. Prima di tutto, scarica il software. Ecco, va scaricato nella Nintendo Switch. È gratuito, cioè non c'è costo d'ingresso per poter giocare, però ti serve tutto quanto questo ambaradan, quindi alla fine siamo comunque qua. Qui abbiamo il cavo di ricarica USB-C, come sempre, lo standard di Nintendo. Potete utilizzare il cavo con cui caricate il Pro Controller, potete utilizzare l'alimentatore di Nintendo Switch, potete utilizzare la dock per caricare, è indifferente. Conosco di amici che stanno utilizzando il caricatore di Switch e non dovrebbero esserci problemi. Qua abbiamo il kart, adesso ve lo faccio vedere, mentre qua abbiamo effettivamente la pista. O meglio la pista, i quattro pezzi che indicano i quattro punti in cui deve passare il kart, eccetera. Comunque, insomma, il packaging come al solito da parte di Nintendo è semplicissimo, cioè non è che si mettono a fare chissà cosa di complicato. E a mio parere fanno veramente benissimo. Questa scatola posso anche metterla qua perché comunque per ora non ci serve. Andiamo a vedere però immediatamente il kart perché ironicamente è la parte principale di questo gioco. Solitamente per Mario Kart intendiamo il giochino e basta. È bello pesante, sembra bello resistente. Non me l'aspettavo, me l'aspettavo un po' più plasticoso. Vabbè che comunque il costo è abbastanza alto, 110 euro non mi sembrano proprio pochissimi per un gioco del genere. Anche se onestamente lo consiglio per quello che ho visto adesso. Tra l'altro questa sarà la mia primissima accensione, quindi sappiamo un po' meglio. Allora, inutile dirlo, il kart è spettacolare. È fatto da Dio, è fatto veramente veramente bene. Allora, se non mi ricordo male qua ci dovrebbe essere ok. Il caricatore va qua, nella USB-C. Qua sotto non c'è niente. Mi pare che le ruote motrici siano quelle posteriori e non quelle anteriori, perché queste le sento molto più leggere, mentre queste sono pesanti. Mentre qua c'è la telecamerina. Lo faccio vedere un po' qua in telecamera. Comunque questa qua Super HD, così vedete un po'. Non stiamo a fare chissà quante riprese, ve lo faccio vedere direttamente adesso. Vedete qua si apre, insomma, voliamo. Telecamerina. Tranquilla, tranquilla. Livello di dettaglio onestamente alto. Nintendo comunque con questi ateisti e cose. Ah, qua sta iniziando già a lampeggiare perché penso che questo sia il tasto di accensione di pairing. Quindi se lo tengo premuto dovrebbe tipo spegnersi o entrare in pairing. No, si è spento, ok. Quindi questo è il tasto di per farla funzionare. Allora, come giocattolino, a parte che è enorme, me lo aspettavo un po' più piccolo. E va benissimo così, perché
da quel senso di soldi non spesi in scemenze, come magari potevano essere altri Toys to Life. Ma ricordiamo, come ho già esposto in altri video, Nintendo, prima di dare il proprio brand a gente a caso, ci pensa un paio di volte. Comunque, qua abbiamo, insomma, i vari, tra virgolette, checkpoint, comunque, passaggi per creare il circuito. Abbiamo i segna curve, abbiamo un po' tutto, a dire la verità, il che potrebbe essere, diciamo, semplice da montare, un po' grandi, devo essere sincero, perché comunque anche nelle case giapponesi non ho idea di dove mettano tutto questo, perché nel trailer hanno fatto vedere una casa veramente gigantesca, cosa che probabilmente non abbiamo noi europei. Figuriamoci in Giappone, che comunque vivono in case molto più piccole delle nostre, hanno delle abitudini di vita diverse, quindi questo è un po' un problema. Comunque, proviamolo immediatamente, che voglio assolutamente provarlo, sono curiosissimo. Lo proverò qua seduto in modalità docked, vediamo un po'. Da usare solo al chiuso. È una menzogna, perché in realtà hanno scoperto che lo puoi usare anche fuori, ma meglio di no, perché comunque si ingolfa. Premiamo L ed R, quindi si può usare anche in modalità TV. Vabbè. Allora, ti diamo il benvenuto a Mario Kart Live Home Circuit. Per giocare ti servirà un kart fisico. Inizia. Ce l'abbiamo. Bene, connettiamo il tuo kart. Premi il pulsante di accensione al tuo del tuo kart per accenderlo. Ok. Allora, stacchiamo. Ho fatto comunque una pista ridicola, piccolissima, giusto per provare. Premuto. L'ho premuto, bro. Ok, ce l'abbiamo. È stato premuto. Ora arrivo. Ok. Credo. Ok, l'ha fatto. Ok, sta andando tutto bene. Non toccare il kart o la console Nintendo Switch fino al termine dell'aggiornamento. Va bene. Aggiornamento del firmware. Quindi ha anche un firmware che va aggiornato, sicuramente per correggere eventuali bug. Comunque la qualità con cui hanno fatto Mario, veramente, raga, è pazzesca. Cioè, Mario è proprio fatto da Dio. Cioè, guardalo, mamma mia, quanto è fatto bene. E non oso immaginare Luigi quanto i dettagli siano belli anche lì. Il mio kart è a terra, è ufficialmente giù. No, vabbè, ma quanto l'hanno fatto bene. Ovviamente il tubo. Vediamo un po'. Quindi vedrete camera mia dal... Ciao. Ciao Mario. Lakitu, ci siamo. Ora ti aiuterò a tenere la patente di guida ufficiale per guidare un kart. Controlla che attorno a te sia tutto libero. Poi inizia a guidare. Avrei da ridire. Allora, con A accelero. No, oi. Lì c'è una scatola di Amazon, che sono quelle delle Nanoleaf. Ci sono le scarpe. Questo l'ho messo per girare, tipo così vedevamo. Suona il clacson per continuare. No, funziona solo qua. Usa oggetto. Oh no. C'ho computer. No, lo sto trascinando. Ah, così vado anche indietro. Ok. Ho fatto proprio una pista al volo, raga. Tra l'altro lì c'è la sedia dove sono seduto io al momento. No, vabbè, è pazzesco. Ok, pazzesco. Ora scattiamo al volo una foto per la tua patente. Rivolgi la telecamera del kart verso il tuo viso e Ok, fatto, perfetto. Congratulazioni, la tua patente è pronta. Quando vuoi passare alle spiegazioni delle porte, suona il clacson. Le porte servono a tracciare il tuo percorso, sistemiamole assieme. Ok, le togli fuori. Sì, quello l'ho già fatto. L'ho già fatto tutto, ho già fatto tutto quanto, a posto. Creiamo un percorso. Posiziona le porte in ordine. Assicurati che le porte siano rivolte nella direzione corretta sul percorso. Ok. Sì. Ok, l'ho fatto. Ti aspetto davanti alla porta 1. Perfetto, crea il percorso. Mi stavo incasinando io. Pensavo bastasse passarsi sopra. Creazione percorso. Ok, Lakitu, dimmi tutto. Ah, mi dà la tinta. Ok. Passa attraverso ogni porta nell'ordine corretto. Tutto qui. Il kart lascerà una scia di vernice per tracciare il percorso. Va bene. Ok, e abbiamo la prima porta. Poi dobbiamo passare nella seconda. Poi dobbiamo passare nella terza. Sì, sono io, sono in pantaloncini, non giudicatemi. Oh no, è la porta sbagliata. Come la porta sbagliata, bro? Iniziamo già a trovare i limiti, iniziamo già a trovare i limiti. Oh, la vedi? La 2. Oh, ce l'abbiamo. Qua abbiamo la 3. Eccola qui.
E invece qua abbiamo la 4. Che drifta. Eccomi qui. Fatto, abbiamo il percorso. Oh, è molto più decente di quello che mi immaginassi. Cioè, alla fine è tipo... è tipo generico percorso di Gran Turismo. Ma sono i Bowser... No, è Bowser Jr. Ok. Ciao. Pensavo di farlo in studio questo video, ma mi viene male. Quindi lo faccio in camera mia. Anche se lo studio è molto più grande. Ehi, Bowser Jr. e Bowserotti sono qui. Vai alla porta 1 per sfidarli in una corsa. Eccomi qui, tutto pronto per la corsa. Sta cosa che devo suonare il clacson è stranissimo. Prima corsa. Comunque per ora la connessione è molto stabile. Ok, ci sono Morton, Bowser Jr., Roy e Iggy. Oh, Iggy, ma è Iggy. Ok, penso che sia più o meno come tutti i Mario Kart. Ovvero che devi prendere il boost bene. Raga, da vedere qua è assurdo. No! È pazzesco. È pazzesco. Auci, cosa mi ha preso? Via, muoviti, Bowser Jr. Penso ci siano anche le drapate, Non ne sono proprio sicuro, però. Gli oggetti come li uso? Ok, a posto. Stra easy. Ok, questo è il giro finale. Vediamo cosa mi fa tirare. Ah, vai, 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 vai. No, 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 no. No, sono diventato un Bill. Corri. Ah, ma qui il Bill non è automatico. Mi si è appena sbattuto alla sedia. Aia. Vabbè, vabbè, più o meno ci siamo. Oddio, l'idea è bellissima. Quello è il cavo del mio OnePlus e quelle sono le mie scarpe. Tenuta da costrutto. Uso immediatamente. Sirena da cantiere. Ruspa? Non voglio fare battute, però avete già capito a cosa mi sto riferendo. Quando vuoi gareggiare o personalizzare il tuo kart, passa pure a trovarmi alla porta 1. Sai già che ci voglio andare. Sai già che ci vado. Lo sai già, è inutile che me lo dici. Allora, posso fare un gran premio. Prova a tempo, corsa personalizzata, personalizza il kart. No, vabbè, tu sei fuori di testa. Cioè, io posso fare tutte queste cose. Pazzesco, pazzesco. Tra l'altro il livello, il design del livello è molto carino. Ah, facciamo un gran premio. 100 cc però. Facciamo... Ah, ci sono tutti. Facciamo... Autostrada reale, vediamo. No, cioè ti consiglio anche i percorsi, figo. Autostrada reale, proviamolo. Qua mi mette Ludwig, Lemmy e Iggy. È bello perché cambiano, non ci sono sempre i soliti Bowserotti. È molto più veloce, è molto più veloce. Mamma mia. Sembra semplice, ma non lo è per niente, ve lo garantisco. No, no. Ho spostato... No, ho spostato il coso del percorso, no. No, cosa ho fatto? Oddio mio, cosa ho creato? Un mostro. Quando mi si sbatte alla sedia e sento tonk, mi viene un'ansia incredibile. Ma come see you later? No. Le stai prendendo, Mario? Sei quinto. Sono quarto? C'è qualcuno che ha fatto più schifo di me? Sì, ma... è di nuovo lì. Vabbè, complice anche il percorso che... Si è aggiustato? Si è circa aggiustato? No, vabbè. Quando si sbatte la sedia mi fa scassare. Allora, 100 cc per un percorso così piccolo è stra difficile. Non è per niente consigliato. Intanto c'è un minimo di lag perché prima si sbatte e ovviamente poi me ne accorgo effettivamente nel gioco. Comunque in alto a sinistra c'è il segnale e la carica rimanente della batteria, che è quella specie di pompa della benzina. Molto molto carino. Abbandoniamo la corsa perché comunque bene o male ho visto come funziona. Se questo video vi interessa potrei portarlo anche in altri posti, posti più spaziosi, e potrei anche fare delle corse in multiplayer, secondo quanti mi piace
riusciamo a raggiungere. Più che altro però sono curioso di sapere il vostro parere su questo gioco, quindi fatemelo sapere nel box dei commenti con un bel, ovviamente, commento. Io vi ringrazio per la visione, vi aspetto in un prossimo episodio sul mio canale. Come al solito, in descrizione vi lascio il link per acquistare, per fare, per seguirmi. Non mancate, anche perché tra l'altro da domani ci sono importanti update sul canale. E scusate questa assenza, ma ne avevo bisogno. Alla prossima!